Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi mi ritrovo qui a spacchettare insieme a voi questo orologio. Questo orologio che io ho richiesto a Unimatic perché volevo fare una video recensione di uno dei loro, secondo me, una delle loro release, delle loro uscite nuove più interessanti. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo supporto con un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Attivate la campanella delle notifiche. Ora che abbiamo tolto lo scotches e anche un pezzo lo sta distruggendo. Aspettate. Porca miseria, speriamo di non aver fatto danno. Vabbè, però la loro scatola è abbastanza resistente anche per questo motivo, perché ci sono quelli che fanno gli unboxing come sottoscritto. Ta-da! Unimatic. Ecco come si presenta la scatola, questa valigetta che fa figo, insomma. Sarà da svitare? Ah no, io come un pirlotto 3 ore a svitare, quando in realtà bisogna sollevare. Ragazzi, è davvero di un massiccio incredibile. Vabbè. Oh! Ragazzi, che onore! Ovviamente è una prova, una quindicina di giorni per provarlo, ma che onore! Che onore! Unimatic, questo. Stavo mirando il fondello, togliamo le pellicole insieme. Come potete vedere, siamo di fronte al numero 100 di 500 del U1SM. Che bello. È da quando ho aperto il canale che volevo provarli con mano e che bel feedback la Ghiera. Bellissimo. Cinturino in vera pelle, come potete vedere, Unimatic e vera pelle made in Italy. Si vede subito, tra l'altro, quando qualcosa è di vera pelle. Continuiamo a vedere, poi abbiamo, vabbè, card di garanzia, sticker, questo si vede che è stato tenuto proprio per queste occasioni. Secondo cinturino, un bel nato che secondo me comunque sia fa la sua figura, fa la sua bella figura. Diamo vita all'orologio. Feedback della corona molto molto bello. Un minimalismo. È proprio un oggetto di design. Cioè, c'è poco da fare. L'amore per Unimatic, secondo me, deriva proprio dall'essere a tutti gli effetti un oggetto di design. Molto molto bello. Cassa. Cioè, davvero un look non solo minimale, ma anche con una forte caratterizzazione. Sembra, cioè si vede che i ragazzi che hanno costruito e ideato i primi Unimatic avevano ben in chiaro cosa volevano dal loro orologeria, e questo orologio ha carattere da vendere. Faccio vedere come sta al polso.
Molto molto bello. Tra l'altro guardiamo anche una particolarità che ho notato poco fa, poi non voglio neanche dilungarmi troppo. Vedete? Unimatic col nome modello US. Bellissima referenza. Ci sarà una bella video recensione dedicata. Io magari nel frattempo me lo godo un po' e ci faccio un po' di prove per divertirmi, così almeno poi la posso fare in modo bello bello ricco. Davvero bello. C'è altro? No. Tirato fuori tutto. Io vi saluto. Vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me: Facebook, Instagram, Telegram e gruppo Facebook dedicato alle offerte per gli orologi. E vi aspetto qui per altri contenuti come questo. Per tutto quello che vorrete. Guardate che bello. Bello proprio. Feedback, wow. Bellissimo. Made in Italy. Bello davvero. Bello. Poi la video recensione lo racconterò in modo ovviamente più formale e anche più corretto, ma è bellissimo al polso e alla vista. Ciao ragazzi, alla prossima!